Sono delle persone comuni che hanno un lavoro, perché fare lo sci alpinista è uno sport troppo piccolo, di nicchia, salvo le squadre militari, che sono praticamente dei professionisti. Tutti gli altri sono dei puri dilettanti. Questo è il vero sport, il puro sport. È un piccolo sport che trova nel trofeo Mezzalama il suo apogeo della massima ambizione, perché è la gara storica più importante d'Italia, ma anche perché nei fatti noi vediamo che una cornice come il Castor, il Liscam, le creste, il trofeo Mezzalama ci sono solo al Mezzalama, solo sul Monte Rosa. Negli anni 70 limavano le punte dei ramponi per alleggerire l'attrezzatura, oppure portavano delle picozzine come quelle da bambini di ricordo, perché sono più leggere, e però portavano degli attrezzi finti, fasulli, oppure gli elastici che sono stati gli elastici da pacchi, quelle spirali per tenere la corda, che erano una tecnica per partire già legati da Cervinia. Ma tutti già partono legati da Cervinia, però siccome crea un intralcio alla cordata e teoricamente ti devi obbligatoriamente legare dal cancello del Breithorn a 3008, per guadagnare tempo partono già belle che legati, ma per evitare di raccogliere gli anelli partivano con quelle spirali che si trovano nei compressori da gommista. Quelli sono una tipica tecnica per dare un insulto alla sicurezza dell'alta montagna, perché la corda serve per quando precipiti nel ghiacciaio a non darti lo strappo che ti trascina giù anche il secondo e il terzo. La cordata del Mezzalama è fatta di tre elementi, come la cordata arcaica degli anni 30, e questo nello sci alpinismo è un'eccezione, perché ormai le cordate sono tutte da due. Ma questa furbizia del avvolgere la corda dentro la spirale di plastica è stata abolita perché è pericolosissima. Se uno precipita nel crepaccio con la spirale, vuol dire che la corda è lunga e quindi dà uno strappo troppo forte che non consente al secondo e al terzo di tenere il primo che è precipitato. E giustamente Adriano Favre l'ha abolita, quindi un elemento del folklore, delle furbizie ideate dai mezzalamisti più geniali a cercare i trucchi per guadagnare qualche cosa nell'attrezzatura, è stata definitivamente condannata.